Ciao a tutte e tutti, oggi comincia il mio personale conto alla rovescia perché stiamo per, insomma, arrivare a un momento cruciale del mio percorso creativo, che è l'uscita del mio nuovo romanzo, Il posto di Dio. Esce ad aprile per Collettiva Edizioni Indipendenti. Quindi la prima cosa che voglio fare è presentarvi Collettiva, che più che una casa editrice è una stanza editrice. Ovviamente il riferimento non può essere che a una stanza tutta per noi, di cui insomma forse abbiamo già parlato, occhiolino, d'obbligo. Allora, vi presento, per chi non la conoscesse, dei miei contatti e per tutti quelli che non sono, insomma, tra i contatti comuni che non la conoscono, una delle donne scrittrici pazzesche di Collettiva, che è Elisabetta Liguori. Perché Collettiva, la stanza editrice, è Collettiva, appunto. Non è una struttura in cui c'è una gerarchia classica, cioè una piramide, non è una stanza editrice, anzi, come stesso lo dice, cioè non è una casa editrice delle solite, ma è proprio una collettività di donne super interessanti, che ho la fortuna di conoscere, con cui ho la fortuna di lavorare, che decide di editare alcuni libri, ma di pubblicare alcuni libri sulla base, insomma, di valutazioni che niente hanno a che vedere con alcuni dei criteri che spesso si usano, cioè la vendibilità, il numero di copie che potenzialmente potresti vendere e cose di questo genere. Niente da dire su questo, però insomma a volte è bello ragionare in altri termini. Adesso facciamo un passo indietro e ritorniamo ad Elisabetta. Ciao Ah, non ci conosciamo da un sacco, non dobbiamo fare finta che non ci conosciamo. Allora, parliamo con te di questa stanza editrice. Noi ci troviamo nella stanza editrice di Collettive Edizioni, che non ha iniziato da questa stanza, ma che adesso ha questa stanza e si trova in via Giusti 24 a Lecce per chi volesse venire a prendere i libri. E poi speriamo a breve a fare anche altre attività in presenza, che adesso insomma hanno avuto qualche stop per ovvi motivi. Allora, perché una stanza editrice e che cosa si fa in questa stanza editrice? Praticamente mi viene di parlarti di un atto d'amore, in realtà. Vabbè, sì, non è mai facile. Sicuramente nessuna gerarchia, come in ogni atto d'amore autentico. È l'incontro con delle persone che ha generato degli spazi. Ovviamente la stanza perché ci confrontiamo con la penombra degli spazi, che è una cosa che riguarda le donne, ma in realtà riguarda un po' tutti in questo momento, quindi solo una stanza. Gli spazi sono pochi, ma il cuore dentro, quello che pulsa dentro la stanza, è enorme. Stiamo insieme, sì, all'interno di questa stanza e facciamo tutta una serie di cose che hanno a che fare in qualche modo con la scrittura. E lo dico a tutto tondo, nel senso che non ci occupiamo solo dell'edizione dei libri, e questo tu lo sai bene, condividi con noi molti dei progetti. Ci occupiamo della scrittura, non solo delle donne, ma anche delle donne, e lo facciamo attraverso processi che generano scrittura. Cioè non ci interessa solo il punto d'arrivo di questa scrittura, ma tutto il processo che porta poi a generare libri. Nella finalizzazione della scrittura necessariamente alla pubblicazione, cioè è la scrittura come atto in sé creativo, mi verrebbe da dire generativo, no? Trasformativo anche. Sì. No, il libro, la pubblicazione del libro è uno dei punti di arrivo, ma non per forza l'unico, non è sicuramente l'unico. Certo, noi abbiamo nel tempo portato avanti tutta una serie di collane, anche di nuove, poi avrai tu anche modo di parlarci di questo, lo so per certo. Tra queste collane ce ne sono anche di molto importanti per quello che mi riguarda. Abbiamo la collana delle prose intime, che quindi si avvicina alla bici nel mondo della poesia, ma non è solo poesia. E di questa, come curatrice, abbiamo proprio Simona Glopazzo. Poi abbiamo quello dei taccuini e altre cose, e che definire per genere non è facile, proprio per questo noi ci siamo concessi il lusso proprio di andare oltre il genere con le nostre collane. E di questo si occupa in questo momento Cristina De Carlo e Serena Gatto. Poi abbiamo la collana dei Sager, di cui vado molto orgogliosa perché sto cercando di curare io in prima persona, e ecco, si occupa di nuovi punti di vista, di osservazione che non sono narrativa, appunto fa pensare ai saggi, ma in realtà con punti di vista differenti. Siamo alla ricerca di un punto di osservazione per questo. E poi ci sono anche le pubblicazioni che hanno a che fare con le antologie dei nostri laboratori. Ecco, su questo punto fermiamoci un momento, cioè una delle attività fondamentali di Collettiva è proprio il laboratorio, cioè
processo collettivo di elaborazione della scrittura che passa attraverso letture e esercizi collettivi condivisi, che tra l'altro nel giro di poco tempo, insomma, è diventato un'attività sempre più frequentata. Ci sono tante persone, uomini e donne, che vogliono fare questi laboratori. Io mi interessano incredibilmente, sì, sì, è una cosa che devo dire mi ha sorpreso positivamente, ovviamente sì. E cioè, evidentemente andiamo a soddisfare dei bisogni, bisogno di esprimersi, di comunicare, perché poi non dimentichiamoci che la scrittura non è un fatto egotico, anche se spesso si avvicina a questo, è un fatto di connessione, nasce, sì, nasce probabilmente, però l'obiettivo è quello della comunicazione. Noi ci siamo, anche in questo caso parlo di lusso, perché è quello, ci siamo concessi il lusso di pensare ad una stanza, anche in questo caso, permanente di scrittura, cioè non singoli percorsi tematici, ma proprio un luogo in cui si lavora intorno alla scrittura, si cresce, ci si trasforma intorno alla scrittura permanentemente, con cicli diversi ovviamente, perché le persone che si avvicinano a questa realtà sono ovviamente diverse, e poi tutto è ciclico, quindi anche i lavori sulla scrittura, e tentiamo di produrre racconti, ma addirittura da quest'anno, un progetto ancora più ambizioso che condivido con Simona Criopazzo, addirittura a tentare di elaborare un romanzo tutti insieme. E secondo me è un'opportunità pazzesca, perché normalmente si immagina lo scrittore come il soggetto che da solo in una stanza produce qualcosa. Noi ci concediamo la possibilità di farlo insieme, questo è un elemento di arricchimento pazzesco. Nel senso che ciascuna e ciascuno porta il suo percorso mentre sta pensando a quello che vuole produrre. Questa sostanza della scrittura permanente c'è indietro la locandina, si chiama Le parole e il mondo, cioè dalla stanza al mondo, c'è un'attenzione, l'osservazione, la verità oltre se stessi, sì sì, da sé, dice Simona, sì. Partiamo da noi per andare nel mondo, e quindi portiamo l'osservazione, usiamo tutti i nostri sensi per osservare e raccontare, e poi ecco, io quando ne parlo con Simona penso sempre che abbiamo pensato una cosa piuttosto coraggiosa, perché mettiamo insieme all'interno di questi laboratori due modi di approcciare la scrittura totalmente diversi. Quello strettamente letterario, maieutico, che è quello di Simona, cioè della emersione del tema che ci abita, che ci riguarda, e quello anche del ricorso alla struttura, perché la struttura veicola, cioè in qualche modo incarna quel tema che è dentro di noi e dà forma. Secondo me la forma non è una cosa negativa, sono convinta di questo. Esistono delle regole su queste, sulle quali si può lavorare per trasformare. Scegliere di rinunciare alle regole significa conoscerle prima. E quindi noi lavoriamo anche sulla struttura, sui temi, sullo stile, uno stile che sia al più possibile soggettivo, perché è quello che fa la differenza. È la soggettività che fa la differenza. Quindi fa emergere quella soggettività e agganciarla ad una struttura che possa portarla lontano. Stiamo tentando di fare questo, insomma, non è facile, mi rendo conto, però questa è l'idea. Mentre il mondo fuori ci ricorda che esiste con, insomma, questa sirena, sì. Speriamo che, insomma, non sia niente di grave che sta accadendo fuori, parliamo di questa voce personale, e la prossima collana è appunto quella che a mia cura personale pubblicherà per cominciare il mio nuovo romanzo, e questa nuova collana si chiamerà Orlando. Allora, io ho portato la prima edizione che ho comprato da ragazzina di Orlando, è fantastica secondo me, nel senso che, cioè, è un uomo, è una donna, cioè è la domanda più banale che si poteva fare sulla copertina, però stiamo parlando di anni in cui questo volume costava 12.500 lire, e eravamo alla stessa ristampa di Biblioteca Universale di Rizzoli, e io ogni volta che lo rileggo sorrido, è un libro pazzesco secondo me, soprattutto mi fa tanto ridere, mi sembra una specie di metalibro, cioè qualcosa che mentre racconti una storia racconta anche di chi la scrive, no? Quindi sei dentro e fuori la stessa faccenda. L'ho sottolineato proprio stamattina ristudiandomelo un po' per raccontarvelo, e questa frase mi ha di nuovo fatto sorridere, cioè, salendo per la scala a chiocciola sino al suo cervello, che era vasto, tutte quelle visioni e i rumori del giardino, il martello che batte, l'ascia che abbatte, creavano quel tumulto e quel disordine di passioni e sentimenti che ogni buon biografo detesta. Cioè, parla del personaggio.
scrive di quel personaggio deve essere dover ragionare di ciò che a quel personaggio passa per la testa. Veramente divertente. Poi ne parleremo più approfonditamente. Allora, questi sono alcuni dei libri delle collane che abbiamo raccontato. Così li facciamo vedere. Sì. Qui abbiamo Cristina, abbiamo Mercedes, un po' di tutto. E poi abbiamo nominato, sembra un fantasma, Simona Crepaccio varie volte in questo video, e poi, che poi vi presenterò ovviamente nel prossimo video personalmente, perché Simona subirà da me un fuoco di fila di domande, perché io adoro l'ideatrice di Collettiva, e soprattutto prima di essere ideatrice di Collettiva, una femminista incredibile che ha fatto un sacco di cose che vi voglio raccontare. Vabbè, con questa promessa chiudiamo questo video per oggi, e voglio dare solo il sito di Collettiva, che è www.collettivaedizioni.com, e ovviamente consigliarvi il profilo di Collettiva sia su Facebook sia su Instagram, dove insomma ci si può aggiornare sulle attività e dove si fanno anche delle live molto interessanti con scrittori e scrittrici di grande potenza. Alla prossima, tra l'altro, è Loredana Lipperini. Va bene, basta così. Ciao, grazie.